questo dipinto raffigura una bella tazza di ceramica bianca piena d'acqua, appoggiata su un piattino d'argento adornato con una singola rosa. Il fiore qui potrebbe riferirsi all'acqua di rose, una bevanda profumata popolare nel XVII secolo, o avere un significato religioso più profondo. Il fiore potrebbe essere interpretato come riferimento alla Vergine, rosa mistica. Questi due vasi di fiori sono i più antichi esempi autonomi di questa iconografia a essere arrivati fino a noi. Rappresentano gigli bianchi e iris gialli, contenuti in due vasi attraversati da una scritta elicoidale a caratteri dorati. Ai fiori verrebbe associato un significato religioso, sia in quanto oggetti in cui c'è la presenza di Dio, sia in quanto simboli della salvezza. Mentre le carriere di molti artisti olandesi possono essere seguite attraverso un gran numero di disegni e dipinti, questo non è il caso di Balthasar van der Ast. Questo disegno appartiene a una serie oggi perduta di almeno 483 fogli, che rappresentavano fiori, conchiglie e insetti. Questo dipinto fu commissionato dal cardinale Federico Borromeo come oggetto di meditazione. Sarebbe impossibile organizzare un bouquet come quello presentato qui, semplicemente perché combina fiori che sbocciano in periodi diversi, ma anche perché collasserebbe. Tra gli insetti attratti dal bouquet ci sono le farfalle, allegoria dell'esistenza umana. Questo è uno dei capolavori più affascinanti della natura morta italiana. La nostra ammirazione per l'impressionante abilità virtuosistica del pittore nel catturare la realtà è presto sostituita dalla poesia di questo mazzo semplice ed umile. I fiori sembrano allungarsi verso l'alto, come se cercassero di sfuggire all'umiliazione di essere intrappolati nel fiasco. Monet sviluppò la sua tecnica caratteristica per rendere l'atmosfera e la luce usando pennellate spezzate e ritmiche. Durante la sua carriera rimase fedele al primo obiettivo degli impressionisti di catturare gli aspetti transitori del mondo che ci circonda attraverso l'osservazione diretta, anche in questo mazzo di fiori. Cézanne firmava raramente le sue opere. La sua firma su questa natura morta indica probabilmente che fu inviata alla terza mostra degli impressionisti nel 1877. Presto la tela fu acquistata dal collezionista Victor Choquet, che apprezzò la sua densa pittura. Questa natura morta incorpora nel mondo polinesiano i girasoli francesi che Gauguin aveva rubato a Van Gogh mentre lavorava insieme a lui ad Arles nel 1888. Il passato guarda nel presente con gli occhi di un fiore e il presente al passato con gli occhi della figura femminile. Nelle sue ultime settimane a Saint-Rémy, prima di spostarsi di nuovo a nord, Van Gogh dipinse una serie di nature morte. La dimensione e la scala richiamano i monumentali dipinti di girasoli dell'estate del 1888, ma l'uso dei colori complementari stabilisce anche un legame con gli esperimenti di colore e di pittura floreale che lo avevano assorbito nel suo primo anno a Parigi nel 1886. I fiori raffigurati da Memling costituiscono il soggetto della facciata esterna di una tavola che, all'interno, presenta un ritratto del committente in preghiera. Questa tavola probabilmente era l'anta di un altarolo portatile a due sportelli. Come tale, doveva essere abbinata a una Madonna col bambino e collegata ad essa attraverso un chiaro messaggio simbolico. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!